Ciao ragazzi, qui è la Sofi, benvenuti di nuovo sul mio canale e oggi vi farò un video per spiegarvi come far diventare i vostri capelli sani, lunghi e folti. Ai miei capelli io ci ho fatto veramente di tutto in questi anni, veramente di tutto. Io ho un colore che vabbè da piccola era molto chiaro e poi via via crescendo è diventato sempre più di quel colore tipico alla Avril Lavigne di Complicated, non so se avete presente, Complicated, quella roba lì. E a un certo punto, dai 14, dai 15 anni in poi, ho iniziato a farci su tante di quelle tinte da far paura, veramente. Sono passata dal rosso al biondo, al biondo con le punte nere, al nero, al fucsia. Dopo dal nero sono passata in 2 settimane al bianco svedese, quello che andava molto alla Crash Diet. E insomma ci ho fatto veramente di tutto fino a che praticamente i miei capelli non si sono completamente disintegrati a furia di decolorazioni, tinte eccetera. Ci avevo messo anche l'extension in quel periodo in cui ce li avevo tutti cotonati perché veramente mi arrivavano qua, perché si erano appunto disintegrati. E a un certo punto cosa ho detto? No dai cazzo, cioè non mi andava mica di averceli così corti e rovinati, volevo un po' farli riprendere un po' del loro splendore e così via. Allora ho detto qua è meglio che ci diamo una calmata e vediamo un po' di farli tornare sani. Cosa ho fatto allora? Beh, la prima cosa è stato cercare di tornare nel mio colore naturale, quindi ho fatto una tinta castana e molto banalotta per poi via via incominciare a schiarirli e mano a mano che il mio colore di base veniva fuori ci facevo anche dei colpetti di mesh. Però nonostante questo continuavano a fare molta fatica a crescere, anche perché di me non mi piace molto averli, soprattutto d'inverno che mi si scuriscono, castano chiaro, biondo scuro. Allora ci facevo sopra veramente tantissimo, continuavo a farci, meglio sulle punte il chatouche, come cazzo si chiama, ruffle, non mi ricordo più, comunque praticamente schiarivo soltanto le punte in modo che poi comunque la base rimanesse la mia e avessi i capelli più chiari, mentre poi d'estate mi sono sempre schiariti da soli. E allora cosa ho fatto? In pratica mi sono rivolta alla una parrucchiera bravissima che è qua di Verona, che è l'Alice, che a cui mando un bacio. E piano piano appunto mi ha detto: Sofi, non facciamogli su praticamente niente, se vuoi qualche colpo di sole giusto per tenerli un attimo un po' chiari, però se vuoi farli crescere non dobbiamo assolutamente fare niente. Quindi il mio consiglio, se volete farvi crescere i capelli, è non fateci praticamente nulla, nel senso, adesso io non so, magari le tinte quelle scure sono... invadono meno il capello, sono meno aggressive, però quelle chiare, decolorazioni eccetera, o avete un culo della madonna e il vostro capello non si rovina, ma se siete un po' sfigate come me invece andrà sicuramente a rovinarsi. Infatti io poi praticamente non ci ho fatto più nulla tranne appunto dei colpi di sole che poi mi si vanno a schiarire naturalmente d'estate con il sole naturale, la luce, il mare, bla 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 bla. Comunque non sono qui tanto per parlarvi di questo, ma bensì per consigliarvi dei prodotti che a me hanno veramente salvato la vita e che hanno fatto sì che i miei capelli tornassero sani, folti, lunghi, belli, che adesso mi stanno sempre più crescendo e io sono veramente super contenta. Tutti questi prodotti che vi illustrerò sono vegani e li sto usando veramente, li sto provando sui miei capelli e vi assicuro che sono fantastici. Il primo prodotto che vi faccio vedere, con cui mi sto trovando veramente da Dio, è uno shampoo della Lavera, che è Lavera, quello shampoo trattante e ristrutturante alla rosa. Ha un profumo che è veramente delizioso. Veramente una goduria, è la rosa e appunto è per capelli strapazzati ed è fatta con rosa bio e cheratina vegetale. È un prodotto vegan, completamente vegano, bio, certificato, senza siliconi. Questo io le prime volte lo compravo su EcoBio, dopodiché mi sono accorta che lo vendevano anche da Naturasì e quindi ho iniziato a prenderlo lì. È leggerissimo come shampoo, nel senso che comunque vi lascio i capelli profumati, lucidi, puliti e ve lo stra consiglio perché mi sto trovando veramente bene con questo. Un altro prodotto con cui io mi sono trovata molto bene per tenere i capelli chiari, quindi per tonalizzarli chiari, è lo shampoo Dorian Gray della Lush. Ha un profumo che è top perché è aspetta, ve lo dico subito.
È di violetta, limone violetta, è di un colore appunto viola scuro che però appunto messo poi sui capelli biondi tende a schiarirli molto. Quindi io questo lo uso da molti anni e mi trovo sempre molto molto bene. Questo qua per i capelli biondi, grande Dorian. Il secondo prodotto che vi voglio assolutamente consigliare, almeno per quelli che hanno appunto bisogno di tenere ben nutrite le punte per far crescere i capelli in modo che non si secchino come i miei, è la maschera balsamica ristrutturante della Bioficina Toscana. Io ne ho provate diverse di maschere, sempre anche questo è sempre vegana, e sto poi testo su animali, sempre certificato ICEA, però questa è quella con cui mi sono trovata veramente meglio tra tutte. Io la utilizzo non tanto come maschera ma proprio come balsamo, nel senso che dopo che mi sono lavati i capelli me la tengo su 5-10 minuti e veramente ti nutre i capelli, che è una cosa spettacolare, veramente spettacolare. Te li senti bene rimpolpati ed è veramente il top. Anche questa io l'ho comprata su EcoBio, però credo che si possa trovare, basta scrivere e digitare appunto maschera balsamica ristrutturante della Bioficina Toscana e si può trovare comunque, credo, su internet, in giro, dove volete. Anche questa super super consigliata. L'altro prodotto che vi consiglio sempre per i capelli, che io sto utilizzando da 2 anni circa, è della Natures, che anche questa è una ditta che non testa su animali, ed è l'olio di argan, olio puro di argan. E che praticamente, questa qua tra l'altro nuovo perché l'ho appena comprata, che quella vecchia l'ho finita, e senza parabeni, nickel tested, dermatologicamente testato, da agricoltura biologica, e anche questa io la utilizzo mentre mi sto asciugando i capelli. E quindi dopo che mi sono sciacquata i capelli e bla bla bla, mi metto un po' di olio appunto sulle punte e me li sto asciugando, e ti li rende talmente lisci che io non ho nemmeno bisogno di usare praticamente né la piastra né il pettine. Poi sì, io però sono un po' paraculata perché ho i capelli che praticamente mi stanno così di mio. Ce li ho super super lisci, anzi praticamente per me farmi il mossi è impossibile perché tipo dopo un paio d'ore mi tornano tipo spaghetti. E però veramente quest'olio, anche questo ha un profumo che è super buono, che tipo sa di limone, comunque sì, da agrumi, è super super figo e ve lo straconsiglio perché infatti è con olio di argan e semi di lino, e ve lo straconsiglio perché vi rende veramente i capelli lucidi, belli e lisci lisci lisci, senza dover usare troppo phon, piastra e così via. Io questo sui capelli me lo metto sempre. Comunque ecco le combinazioni che sto utilizzando io e che vi consiglio per tenere i capelli lunghi, folti, lucenti e vegan e cruelty free, senza alcun prodotto di origine animale ma tutto vegetale, è lo shampoo della Lavera, e se avete i capelli biondi chiari come i miei, anche il Dorian Gray della Lush, combinato con la maschera, adesso ve la ripeto, ma la maschera balsamica ristrutturante della Bioficina Toscana, e infine in qualsiasi erboristeria anche l'olio di argan della Natures, che questo aiuta veramente tantissimo a ristrutturare i capelli. E vi posso assicurare che da quando sto utilizzando questi prodotti i capelli mi sono veramente rinati, nel senso che sono stracontenta di aver trovato dei prodotti che siano vegani, cruelty free e che non siano testati su animali, che mi stiano veramente facendo rinascere i capelli, e piano piano spero che mi diventino così lunghi da riuscire a incastrarli attraverso i raggi delle ruote. Non oso immaginare il male se veramente un giorno mi si incastreranno. Sono tutti facilmente trovabili sia su internet che in erboristeria, oppure appunto da Natura sì, quindi io ve li straconsiglio perché mi stanno veramente salvando le chiappe, mi stanno finalmente facendo avere i capelli che sto sognando da anni, nel senso lunghi, sani, biondi. E se posso darvi un altro consiglio, teneteveli sempre molto curati i capelli, perché altrimenti appunto le punte si spezzano e poi ciao. Con questo ragazzi io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!